Buon pomeriggio e bentrovati ai telespettatori di Le Fonti TV. Shaping the next normal, creare dei nuovi modelli di lavoro sostenibile. Questo è il tema scelto per la quarta edizione dell'HR TV Week. Durante il corso della settimana avremo modo con i diversi ospiti di confrontarci su un tema che chiaramente mai come nell'ultimo anno è stato al centro del dibattito, anche ovviamente del dibattito politico. Per inquadrare il tema del lavoro non si può prescindere dall'impianto normativo, quindi nel corso della settimana avremo modo di approfondire da un punto di vista legislativo tutto quello che si è andato a susseguire in quest'ultimo anno e che sta provando a rimediare a quella che chiaramente sappiamo essere una situazione estremamente complessa. Non tutti i punti sono chiarissimi, dato anche la concitazione del momento, e quindi di giornata in giornata proveremo ad approfondirlo con i nostri ospiti. Inaugura questa settimana l'avvocato Maddalena Boffoli, socio fondatrice dello studio Boffoli Associati. Buon pomeriggio, avvocato, buongiorno, buon Buongiorno, buon pomeriggio e pomeriggio, come va? Tutto bene? bentrovata. Molto bene, Grazie. grazie di essere ancora una volta con noi, come Grazie sempre a voi graditissimo. dell'invito, sempre gradito. Bene, avvocato, partirei immediatamente. Innanzitutto con l'inquadrare diciamo, l'ultimo pacchetto lavori contenuto nel decreto sostegni. Già si parla di un sostegni bis, ma al momento teniamoci su ciò che è certo. Quali sono, dal suo punto di vista, le misure a cui prestare maggiore attenzione in questo momento? Allora, come sappiamo, voglio dire, con l'evento purtroppo chiaramente della pandemia, quindi dell'urgenza sanitaria, dell'emergenza sanitaria, è da un anno che vengono comunque normativamente previste una serie di strumenti per cercare di far fronte e tamponare la situazione dal punto di vista delle imprese, dal punto di vista chiaramente anche soprattutto del mondo del lavoro. Diciamo che il decreto sostegni che segue praticamente a quella che è stata la legge di bilancio e ai precedenti interventi normativi si innesta un po' sulla stessa scia che avevamo visto fino adesso. Quindi la prima cosa è la proroga che è stata prevista per l'ipotesi di cassa integrazione della FIS e degli assegni. A differenza di quanto invece è stato previsto in passato, da questo punto di vista l'unica differenza è che il legislatore nel decreto sostegni è intervenuto su due date e su due fronti diverse, prevedendo praticamente una proroga della cassa integrazione senza contributo addizionale per le grosse imprese, per quelle che hanno la possibilità poi di accedere alla CIG e alla CIGS fino al 30 giugno. Per tutte le altre, invece, per chi invece utilizza le casse in deroga, questa proroga è stata prevista fino a fine anno. Questo perché? Perché evidentemente quello che ci si auspica è che probabilmente al 30 giugno le imprese che poi decidano comunque di passare magari per una mobilità o comunque per un'ulteriore cassa, comunque riutilizzino gli strumenti che sono già normativamente previsti nelle loro ipotesi, quindi utilizzare la CIG ordinaria o la CIGS a seconda chiaramente di quelle che sono le necessità. Di lì segue che la seconda normativa, diciamo così, il secondo intervento che si radica sempre sulla scia precedente è quello del blocco dei licenziamenti, che obiettivamente ha fatto tanto discutere. Perché se da un lato viene prevista sicuramente come una possibilità chiaramente di tutela o un'apparente possibilità di tutela per i lavoratori, altrettanto non è detto che lo sia per le imprese. In questo caso, anche in questa ipotesi, è previsto uno scaglionamento, quindi per le imprese, quelle che potranno comunque godere come dicevamo, degli strumenti di cassa ordinaria, di cassa straordinaria, che prevedono comunque la possibilità di estendere questa cassa senza assegni ulteriori, è previsto il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno. Per tutte le altre imprese, il blocco dei licenziamenti invece è previsto fino al 30 ottobre. E questo è il primo, diciamo così, sono i primi due interventi più importanti che, come dicevamo, pur ponendosi sulla stessa scia degli interventi normativi precedenti, in ogni caso prevedono questo scostamento, questo scollamento a seconda della dimensione, diciamo così, delle imprese. Avvocato, Sempre sulla scorta
Avvocato, le Se... interrompo solo un Sì. secondo, proprio perché, come giustamente diceva lei, è particolarmente attenzionato il blocco dei licenziamenti, anche perché Sì. giustissime le date che ha dato, però sappiamo che è stato chiesto negli emendamenti, diciamo, al decreto sostegni, era stato chiesto addirittura un'ulteriore proroga per tutti, quindi l'estensione al 31 ottobre. C'è chi aveva anche paventato l'ipotesi che addirittura nel sostegni bis, proprio per accelerare questo ritardo, diciamo, questo prolungamento e il blocco dei licenziamenti, ci fosse appunto una dicitura proprio dedicata. Ecco, dal suo punto di vista, giustamente parlava, va bene i lavoratori, ma poi ci sono anche le imprese. Quali rischi potrebbero derivare per le imprese se il blocco dei licenziamenti, come si sta ipotizzando, continuasse a essere prorogato per altri mesi? Allora, c'è un tema proprio di organizzazione di carattere sociale, al di là del fatto che, come sappiamo e come è stato detto da più parti, anche da autorevole dottrina, quello che incide ai fini di questa scelta è proprio la libertà imprenditoriale che è garantita dall'articolo 41 della Costituzione, che prevede la possibilità dell'imprenditore di poter organizzare la propria azienda con la finalità chiaramente di poi poter produrre reddito, perché poi come sappiamo, no, anche in base a quello che ci viene detto all'interno del codice civile dall'articolo 2104, i lavoratori rendono la prestazione perché in questo modo possono comunque garantire l'interesse dell'impresa e l'impresa l'interesse della nazione. Quindi nel momento in cui interveniamo con una possibilità di poter riorganizzare l'impresa, stiamo comunque violando un precetto costituzionale. Con quali, tra virgolette, situazioni poi di contro. Allora, la verità è che, come abbiamo visto prima, facevo la distinzione, no, tra le aziende che possono usufruire di cassa ordinaria o di cassa straordinaria, comunque della possibilità di licenziamenti collettivi. Il nostro sistema giuslavoristico in Italia è già piuttosto blindato normativamente da questo punto di vista. Quindi, salvo che non si voglia ricorrere al licenziamento del singolo lavoratore, che in ogni caso viene tutelato e accompagnato comunque a licenziamento in ipotesi di soppressione di posizione lavorativa data da una riorganizzazione aziendale, comunque attraverso il pagamento dell'indennità di mancato preavviso e poi dalla NASPI che lo accompagnerà nei 2 anni successivi, voglio dire, auspicando invece che il lavoratore magari trovi una ricollocazione prima sul mercato, laddove si tratti di ipotesi di licenziamento che coinvolgano più di 4 lavoratori in 120 giorni, comunque già le norme italiane a tuttora vigenti prevedono un accompagnamento, un controllo da parte delle organizzazioni sindacali. Il tema del blocco, secondo me, non agevola poi in maniera così importante né i lavoratori né le imprese. Partiamo sempre dal presupposto che l'obiettivo di un'impresa è quella di creare reddito, no? Allora, nel momento in cui gli si impone la possibilità di poter riorganizzare, in un momento così di grave crisi, dove tante aziende hanno sofferto anche per il blocco delle attività, questo inciderà sia in termini di costi, il che vuol dire che poi è un po' il cane che si morde la coda, perché l'azienda che non ha possibilità in qualche modo di scaricare quei costi, non pagherà i fornitori, quei fornitori non pagheranno i propri lavoratori, quindi è un po' il cane che si morde la coda. Dall'altro punto di vista c'è anche un tema di ricollocabilità del lavoratore, perché magari consentire a un datore di lavoro di poter licenziare in una situazione di grave disagio per poter riorganizzare la propria azienda, non significa che questo non consentirà al lavoratore licenziato di potersi ricollocare in qualche modo sul mercato, magari presso aziende che invece stanno vivendo un momento di particolare espansione, perché come ormai è noto a tutti e come leggiamo anche su tutti i giornali, è vero che c'è stata già una grande perdita di posti di lavoro, ma ciò non comporta che ci sono comunque settori che sono in espansione e quindi da questo punto di vista consentire all'azienda di poter licenziare per riorganizzare al meglio e ripartire in qualche modo per renderla più profittevole, quindi consentirle di ricollocarsi sul mercato e magari poi riprocedere con l'assunzione di nuovi lavoratori, dall'altro potrebbe consentire in ogni caso ai lavoratori che comunque sarebbero tutelati, accompagnati per i prossimi 2 anni in ipotesi di mancata ricollocazione, comunque
consentire la possibilità invece di ritrovare nuovi posti di lavoro in aziende che in questo momento magari ricercano sul mercato. D'altronde, insomma, è bene anche ricordarlo che il blocco licenziamenti è un unicum, nel senso In Italia assolutamente sì, in consideriamo altri che, voglio esatto. dire, negli altri paesi non è stato previsto, se non in alcune situazioni di particolare deroga, dove è stato previsto magari un blocco limitato nel tempo soltanto laddove la riorganizzazione, fosse legata, in maniera correlata al Covid. Ma insomma, è nota per esempio la sentenza del Tribunale di Barcellona che ha dichiarato l'anticostituzionalità della norma, seppur limitata, che bloccava praticamente, che non consentiva il licenziamento dei lavoratori. Contestualmente in Italia è noto invece il provvedimento, l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha addirittura esteso il blocco di licenziamenti anche ai dirigenti, ordinanza che poi è stata revocata da un provvedimento successivo di altro giudice, sempre del Tribunale di Roma, ma che va a quel punto evidentemente ad ingessare non solo la libertà imprenditoriale, ma anche la possibilità comunque per le imprese di potersi in qualche modo riorganizzare in una situazione di grande difficoltà. Quindi, Rimarrei proprio su questa capacità delle imprese di riorganizzarsi, che in questo periodo è diventata necessità delle imprese di doversi riorganizzare. Abbiamo detto che il blocco dei licenziamenti chiaramente c'è, è in vigore ormai da un anno. Esatto, però è anche vero che, come sappiamo, non riguardava tutte le categorie a 360 gradi. Quindi, dal suo osservatorio, che è sicuramente privilegiato perché vede tantissimi casi, cosa hanno fatto le imprese? Quali, come dire, margini di manovra hanno avuto durante l'anno e quali azioni hanno messo in campo per riuscire un minimo a riorganizzare le proprie strutture sulla base delle esigenze che man mano emergevano? allora, chiaramente l'impatto di tutti iniziale è stato quello di riorganizzare tutte le attività con lo smart working. Si è tanto parlato dello smart working, no? Di questo strumento che comunque era strumento legislativo già noto in Italia, ma scarsamente utilizzato. Con l'intervento di tutte le nuove norme, invece è stata prevista una sorta di forma, diciamo così, agevolata e facilitata dello smart working che poteva essere utilizzata dal lavoratore, dal datore di lavoro in emergenza senza un accordo scritto con il lavoratore. Per cui devo dire che nell'immediatezza tutti quanti hanno reagito con la salvaguardia in ogni caso dei posti di lavoro utilizzando questo strumento. Strumento che poi col tempo si è rivelato un po' anche come un boomerang in alcune situazioni, un po' perché molte aziende, tranne quelle che avevano già un imprinting di carattere tecnologico, e magari erano più abituate, non erano così strutturate all'idea di uno smart working. Smart working significa comunque poter consentire l'utilizzo di un PC, fornirlo, non tutte le aziende lo avevano, quindi si è iniziato a porre il problema di quale prestazione chiedere, quanto chiederla, il famoso diritto alla disconnessione, non solo, con il tempo anche il famoso controllo anche dei lavoratori, perché dinanzi a tanti lavoratori certamente virtuosi che hanno magari continuato a lavorare e a prestare la loro attività anche in maniera oltremodo, oltre i limiti consentiti e previsti, tanti altri, magari nascondendo di dietro la mancata connessione, il PC che non funzionava, diciamo che non sono stati così particolarmente virtuosi. E questo ha creato anche una grave situazione di disagio nei confronti dei datori di lavoro, perché come sappiamo lo strumento magari per controllare in qualche modo l'efficienza e l'attività lavorativa veniva meno con la possibilità di controllo di un lavoro a distanza. Lo smart working, quindi le aziende cosa hanno fatto? Anche per poter riorganizzare all'interno le loro aziende con i famosi cicli, quindi garantire la presenza di alcuni lavori e non di altri, si è creato in alcune società magari il rischio o la tentazione di richiamare all'interno sempre i lavoratori un po' virtuosi perché sapevano che erano quelli che in qualche modo si sarebbero smarcati il lavoro, ma anche lì con tutta una serie di conseguenze. Uno, non garantire la turnazione, il lavoratore che era costretto ad andare in azienda più degli altri si poneva il tema chiaramente di una tutela della salute, di una riorganizzazione familiare anche, perché noi quello che non dobbiamo dimenticare
è che poi lo smart working è chiaramente conciliazione anche casa-lavoro, quindi i genitori che avevano figli che non potevano andare a scuola e non potevano organizzarsi se non con la DAD avevano magari difficoltà a presenziare all'interno delle aziende. Quindi le aziende si sono ritrovate un po' in difficoltà a cercare di riorganizzare. Negli ultimi mesi, quando si è capito che in realtà questo blocco dei licenziamenti continuava ad essere reiterato, le aziende che avevano un po' più di disponibilità economica hanno messo in atto i piani di incentivazione con le organizzazioni sindacali. Come infatti sappiamo, ad un certo punto è intervenuta la possibilità di poter procedere a licenziamenti collettivi soltanto tramite accordo sindacale, ma a differenza di quanto si prevede normalmente, dove l'accordo sindacale porta la possibilità comunque di licenziamento del lavoratore, in questo caso doveva esserci il consenso di lavoratore. Quindi abbiamo visto tante incentivazioni, diciamo così, anche molto ben pagate, poi con l'accompagnamento alla NASPI si da garantire alle aziende una prima fase di riorganizzazione in attesa dell'avvio della nuova attività, delle nuove attività nel momento in cui ci sarà uno sblocco in maniera chiaramente più concreta ed evidente. Ecco perché, come dire, sembra scontato, ma lo dobbiamo dire, questo sblocco prima o poi avverrà. Quindi lei ha parlato necessariamente, lei ha parlato di un effetto boomerang dello smart working. Le giro la domanda sui licenziamenti: rischiamo anche un effetto boomerang dopo lo sblocco dei licenziamenti? Dal suo punto di vista, quali scenari potrebbero aprirsi e cosa si potrebbe fare magari per conciliare ancora una volta le esigenze dei lavoratori con quelle legittime delle aziende? Confesso sinceramente che chiaramente ognuno oramai è il tema del momento, per cui ciascuno cerca di fare previsioni assolutamente, devo dire, ne ho sentite di ogni. Ora, dare una previsione che sia assolutamente concreta secondo me diventa difficile, uno per capire poi effettivamente le tempistiche, ma al di là di tutto, di quando ci sarà questo sblocco, e speriamo che questo avvenga al più presto. Ma più che altro il tema sarà tentare di capire come partirà l'attività economica. Cioè, l'imprenditore, io ho tante aziende che magari si sono già in qualche modo riorganizzate all'interno, aspettando questa possibilità di sblocco, non tanto per licenziare, ma proprio per riattivarsi e riorganizzarsi diversamente, anche magari, non so, con chiusure sedi, spostamenti e trasferimenti, perché comunque in tutto quest'anno un po' di stallo ha consentito anche alle aziende di capire come poter in qualche modo massimizzare e ottimizzare la propria attività. Prevedere se effettivamente ci sarà questo boom di licenziamenti credo sia difficile un po' per tutti. Nel momento in cui ci sarà un riavvio concreto delle attività economiche, un imprenditore difficilmente fa meno delle proprie risorse se ha necessità invece di incrementare la propria attività lavorativa, no? Allora, pensiamo banalmente al settore moda, che è stato tanto diciamo colpito da questo settore, perché ovviamente la gente, non uscendo, stando a casa, non avendo eventi, immaginiamo matrimoni, feste. Io ho un caro amico stilista, quindi non parlo di clienti, ma addirittura un caro amico stilista che fa meravigliosi abiti da cocktail. Lui mi dice: io sono disperato perché ovviamente, non essendoci più cocktail, nessuno più compra abiti. Allora, quale sarà l'impatto successivo dopo che ci sarà tutto il piano di vaccini e tutto il piano? La gente avrà voglia di riprendere, uscire, divertirsi, e quindi quel settore riprende? È ovvio che la persona che è stata ferma, l'imprenditore che è stato fermo in questi mesi, l'ultima cosa che penserebbe è quello di licenziare i propri dipendenti laddove la domanda dei suoi abiti aumenti notevolmente, perché anzi in quel modo avrà voglia di incrementare la propria attività e recuperare guadagni che in realtà ha perso in passato. Quindi direi che le due cose vanno un po' di pari passo, perché da un lato abbiamo letto anche sicuramente che di fronte a una situazione di crisi per alcuni c'è stato un grande risparmio economico per tanti, anche tutta la fascia magari medio-alta che prima era abituata a spendere in viaggi, in vacanze, in acquisti di vario genere
genere e tipo, oggi c'è stato anche un aumento dei risparmi presso i conti correnti bancari. Quindi quello che c'è da augurarsi è che magari, un po' come il post-guerra, la gente abbia voglia di ritornare a vivere, in questo ritorno alla vita abbia voglia di spendere, quindi di rimettere in circolo un meccanismo chiaramente virtuoso che consenta alle aziende a questo punto di limitare o di escludere l'ipotesi di licenziamenti. E noi chiaramente non possiamo che augurarcelo insieme a lei, volendo continuare sempre a escludere l'ipotesi di licenziamento. Dal suo punto di vista, ci potrebbero essere degli strumenti per permettere da un lato alle aziende di riorganizzarsi, dall'altro di tutelare i lavoratori senza arrivare però appunto al blocco licenziamenti? Ma gli strumenti, come già sappiamo, nel nostro ordinamento, che è molto tutelante per i lavoratori, io questo però non lo dico con critica, assolutamente, perché poi il lavoratore comunque deve essere tutelato e deve trovarsi nelle condizioni migliori per rendere al meglio la propria attività, così da consentire la crescita anche dell'impresa, questo per il bene di tutti quanti. Gli strumenti in Italia noi già li abbiamo, che vanno dai contratti di solidarietà ai contratti di espansione, che magari dovrebbero essere rivisti al meglio e adeguati alla situazione. Pensiamo ai contratti di espansione, che facilitano comunque un ricambio generazionale, per cui prevedono l'incentivazione all'uscita di persone che stanno raggiungendo i requisiti pensionistici per favorire l'ingresso delle nuove risorse, perché i giovani in tutto questo sono stati tanto colpiti. Quindi a magari utilizzare quei contratti anche per aziende con un numero inferiore, su questo si sta discutendo, alle 250 risorse. Così come i contratti di stabilità, ci sono tanti strumenti che possono essere utilizzati. Sicuramente, secondo me, in questa fase è anche importante la funzione che ha il sindacato, che può certamente costituire una fonte di, diciamo così, cuscinetto tra le esigenze dei lavoratori e l'esigenza dei datori di lavoro, per garantire da un lato un riavvio delle attività in maniera tale che anche per i lavoratori in uscita, magari facilitando, come dicevamo, l'uscita di quelli più vicini alla pensione, possa consentire un ciclo virtuoso poi di riassunzioni immediatamente successive. Come abbiamo visto, uno degli strumenti maggiormente riutilizzati e rivalutati all'interno di questi cambi normativi, di questi interventi normativi, e che diventerà anche motivo cardine del prossimo decreto di stabilità bis o decreto di imprese, che dir si voglia, è quello del contratto a termine, che comunque facilita l'ingresso dei lavoratori, anche di giovani, nel mondo del lavoro, di persone che sono fuori da tempo. Allora, il contratto a termine, come tutti sappiamo, è il suo utilizzo è assolutamente un divago, per cui il legislatore arriva ogni tanto nel irrigidire le sue regole e ogni tanto nel riaprirle. Oggi si riprevede un ritorno al contratto a termine di 36 mesi, allargando il termine chiaramente della causale. Oggi quello che noi non dobbiamo dimenticare è che gli interventi normativi che si sono susseguiti in tutti questi anni stanno andando sicuramente verso un concetto di maggiore flessibilità del mondo del lavoro, e da questo non si potrà prescindere, secondo me, a maggior ragione in un contesto comunque variato. Quindi da un lato bisognerà sicuramente utilizzare tutte quelle tutele, tutti quegli strumenti, come dicevamo, come le casse ordinarie, straordinarie, le mobilità, che possano consentire un accompagnamento dei lavoratori, diciamo così, licenziati per riorganizzazione, perché stiamo parlando soltanto di quelli. Gli altri, quelli, insomma, voglio dire, che sono oggetto di contestazione disciplinare, giusta causa, invece continuano a seguire le regole normali. Ma per tutti quei lavoratori oggetto di una riorganizzazione, gli strumenti in Italia già ci sono. Avvocato, prima di salutarla, ancora una domanda, perché lo dicevo, il decreto sostegni, ma c'è già un decreto sostegni bis, è anche una data, insomma, questa settimana, il 6 maggio, dovrebbe uscire. Ancora una volta, pacchetto lavoro, quali sono le principali novità previste? Dicevamo, torniamo proprio sugli strumenti di flessibilità, quindi la proroga dello smart working fino al 30 settembre e i contratti a termine per i quali verrà provvisto un prolungamento addirittura dell'ipotesi da 24 a 36 mesi, aumentando il periodo della causalità. Quindi il legislatore si sta rendendo conto che è necessario intervenire
su strumenti e modalità assolutamente flessibili per garantire comunque una maggiore flessibilità ovviamente lavorativa. Quello che ci si auspica in realtà in tutto questo, perché sicuramente un po' di interventi, famosi ristori, no? Anche a tutela delle imprese ci sono state, però magari prevedere anche delle forme di sgravio contributivo in alcune ipotesi di assunzione, quindi facilitare un circolo virtuoso all'interno del mercato di lavoro consentirà alle aziende di assumere più facilmente anche lavoratori che magari sono passati per la mobilità dalla cassa o che si ritrovano tra virgolette sul mercato del lavoro usufruendo della NASPI, non si trovano più nel mercato del lavoro usufruendo della NASPI perché l'azienda da cui venivano, un'azienda in crisi, possono avere in questo modo la facilità di ricollocarsi più facilmente, perché insomma alcuni settori sono sicuramente in grande espansione. Tanti in grande difficoltà, diciamo che aiutare comunque le aziende con incentivi veri, questo significherà poter garantire, secondo me, maggiori posti di lavoro. Quindi pensare ad aiutare i lavoratori lo si può fare soltanto pensando ad aiutare effettivamente le aziende. Sono le aziende che creano posti di lavoro e le aziende hanno voglia di produrre. Quindi se noi aiutiamo le imprese, quelle imprese avranno voglia di assumere, certamente, non di licenziare. E qui torniamo un po' al tema della nostra tavola, come creare dei modelli di lavoro sostenibile. Lo racconteremo durante tutto il corso di questa week e lei lo ha fatto capire ampiamente. La sostenibilità passa anche chiaramente da guardare il tessuto imprenditoriale e consentire anche alle aziende di autodeterminarsi. La sostenibilità è bidirezionale, mettiamola così, non si può guardare soltanto Assolutamente un sì, compartimento. assolutamente sì. Avvocato, io la ringrazio di essere stata con noi, sono emersi davvero tantissimi spunti, quindi io prima di lasciarla vorrei lasciarla con una premessa. A luglio uscirà lo speciale su World Excellence dedicato ancora una volta al mondo HR del lavoro. Io assolutamente vorrei naturalmente poter contare sulla sua partecipazione. Io vi Possiamo ringrazio, sarà contarci? soltanto un piacere e un onore per me. Allora il Grazie nostro è a voi. soltanto un arrivederci. Assolutamente sì. Arrivederci. Io ancora una volta ringrazio l'avvocato Maddalena Boffoli, ringrazio chiaramente anche i nostri telespettatori e l'appuntamento con le HR TV Week è a domani. Buon pomeriggio.